oro assoluto che fa parte della storia della musica con Yesterday, Sir Paul McCartney. Yeah. Thank you. Yesterday, all my troubles seem so far away. Nonsense, though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Yesterday comes suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game. Now ain't a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something. Such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Molto bene. Hai fatto sognare, Paul. Thank you. Ti hai fatto sognare. Grazie. Andiamo, sentiamo la nostra giuria con l'ultimo dei giudizi di questa sera. Inizio da Vincenzo. Allora, secondo me è un brano veramente complicato, difficile, perché lui fa con la voce Paul McCartney molto semplice, per cui non ti puoi aggrappare da nessuna parte. E in certi momenti mi è sembrata molto somigliante, anche dallo schermo, anche la somiglianza del trucco mi sembra ben riuscita. Loretta. Thank you very much. Io non l'ho trovato somigliante nel trucco, perlomeno nel video. Aveva gli occhi forse un po' troppo tirati, non lo so. Forse lui non ne aveva bisogno, Massimo. I don't know. You don't know? I don't know. Questo è il tuo parere, giusto? Vocalmente non ho niente da dire, perché come giustamente diceva Vincenzo, lui canta in una maniera qui con la chitarra molto pulito, molto, e più le cose sono pulite più sono difficili, certo, più difficile da fare, no? Come le uova al tegamino, ci vorrebbe niente, però se non secchi la cottura sei rovinato. E quindi diciamo così e così mi è piaciuto. Bene, Rita, tu che ne pensi? Io penso come lei, così. Nino? Io penso come Rita, che pensa come Loretta. E come me. Come Vincenzo. E pensa come Vincenzo. E la pensa come Vincenzo. Sentiamo Giorgio. Giorgio, penso positivo, perché sono molto bene. A colla di pure.